Oggi, 3 dicembre, si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita 30 anni fa dall'ONU. Il tema di quest'anno è legato all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo perché ha cambiato le abitudini di tutti. Ha cambiato soprattutto la vita di quelle persone più fragili, le quali spesso si vedono negati loro i diritti all'assistenza. Per questo motivo, il tema dell'edizione 2020 è il titolo Non si lascia indietro nessuno mai. Lo scopo di questa giornata è quello di favorire la piena inclusione delle persone con disabilità, di aiutarli nei momenti di difficoltà e di evitare qualsiasi forma di discriminazione, perché siamo tutti uguali. Hanno tanto da offrirci e noi della loro sofferenza. Dovremmo capire quanto siamo fortunati. Ogni giorno dovrebbe essere il 3 dicembre. Adesso recitiamo una poesia dal titolo Ogni bambino è speciale. Ogni bambino è speciale. I bambini sono come farfalle nel vento. Alcuni possono volare più di altri, ma ognuno vola nel miglior modo che gli è possibile. Perché quindi fare dei paragoni? Ognuno è diverso, ognuno è speciale, ognuno è bello ed unico. Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso. Non si lascia indietro nessuno, mai. Un giorno, tutto l'anno. Ciao maestra, non è disabile chi non usa le gambe, ma chi non usa il cervello. Ciao maestra! Non chiederti chi sono gli altri per essere aiutati, chiediti chi sono io per non aiutarmi. Con l'amore, con la voglia di vivere, ogni disabilità può essere sconfitta.